Quando io ero piccolo, aspettavo con grande desiderio il tempo del Natale. Perché? Perché era il tempo in cui ricevevo i migliori regali, anche più belli da quelli del compleanno. Ma mi ricordo che ogni tanto mi invadeva un po' la tristezza, perché c'era una canzone molto tipica della Colombia che racconta la storia di un bambino povero e la sua mamma. Questo bambino si alza la mattina del 25 e vede che non ha ricevuto nessun dono, nessun regalo. E quindi dice la mamma: "Ma scusa mamma, cosa è successo? Sembra che il bambino Gesù si sia dimenticato di me." E la mamma, un po' cercando di sistemare la situazione, di spiegare al bambino perché non ha ricevuto nessun dono, gli dice: "Guarda, forse ti sei comportato male, oppure il bambino Gesù non ha visto la tua letterina che gli hai scritto." Ma poi aggiunge una cosa molto bella e dice: "Ma non ti preoccupare, figlio mio, guarda che io sono qui accanto a te, mettiamoci insieme a pregare fino al prossimo anno." E io credo che da qui possiamo tirare fuori una bellissima lezione. La cosa più importante, o una delle cose più importanti che possiamo avere in questo Natale, sono i nostri parenti. Abbiamo ringraziato il Signore per il dono della nostra famiglia. O magari nei Natali precedenti ci siamo fissati troppo sui regali, su cosa riceverò, su cosa darò agli altri. Invece quest'anno, un po' costretti dalle circostanze, ci vediamo un po' stretti e non possiamo uscire dalla regione, dal nostro comune, non possiamo andare a trovare gli amici. E magari non abbiamo tante possibilità economiche come prima e non possiamo dare quel regalo che volevamo dare, o magari non possiamo neanche ricevere quel regalo che tanto desideravamo. Quindi io vi invito a pensare e a tornare alla semplicità del Natale. In questi giorni un po' lo abbiamo rivestito di tante cose artificiose. Ma io credo che quest'anno della pandemia ci aiuta a tornare alle cose veramente essenziali. Pensiamo per esempio a Giuseppe. Giuseppe desiderava preparare un bel posto perché Maria potesse partorire, ma non ha potuto. E magari si è sentito triste, ma non è che si è fermato. Ha continuato finché ha trovato quella stalla. Oppure Maria. Magari Maria poteva lamentarsi con Giuseppe e dirgli: "Ma scusa Giuseppe, è il figlio di Dio, come ti permetti di farmi partorire in questo posto?" Ma nel Vangelo non troviamo nessuna lamentela della Madonna. Anche noi dobbiamo imparare questa lezione da loro, che sono i personaggi che meglio ci possono aiutare a prepararci per il Natale. Chiediamo al Signore la grazia di crescere nel nostro cuore, nella semplicità, nell'amore e nell'umiltà. Buon Natale a tutti!